nel caso della visione di tazzo, io qui posto il capo di Vao 004, sempre alerta che vi parla. In mia compagnia ci sono il buon Etrico nel K101 e Peter Bond 002. Siamo, come abbiamo trattato il circo Lidia Togni, siamo a un altro circo, ovvero il Paolo Orfei, ragazzi. Guardate qua che spettacolo. Pensate che io non ci fossi andato? Beh, comunque, ci sono delle notizie. Il buon Peter Paul si è aperto un nuovo canale intitolato Il Viaggiatore in Puglia, dove anche lì si sperimenterà nel praticare intrattenimento sulle tradizioni pugliesi, anche arrivando al Salento. Beh, non ce ne stiamo qui a parlare praticamente. Nel vlog di San Valentino vi ho aggiornato su qualcosa che avete già visto ad ottobre, ovvero il circo. Infatti siamo al circo Paolo Orfei e praticamente stamattina si è il buon Peter Paul si è inoltrato in una tigre bella grossa, però non è vera, ragazzi, è soltanto una scultura, e il buon Peter Paul ci ha fatto anche un selfie. E ora, senza particolare indugio, stiamo facendo la fila per i biglietti per raggiungere i posti migliori. Ok, ragazzi, siamo appena entrati nell'ingresso del circo, abbiamo fatto il ticket, ci stiamo dirigendo verso il tendone, ragazzi. Ok, ci siamo. Proprio come al circo Lidia Togni, adesso ci dirigiamo al tendone. Vediamo un po' com'è dentro. Non male, eh? Fenomenale, no? Sera. Ci sono pure dei vestitori di sciocchi. Adesso non ci resta che prendere posto, va bene? Ok, ragazzi, abbiamo preso posto e ci siamo decisi di metterci tutti e tre insieme. Ed ecco lì, tra un po' si parte. Già, il palcoscenico è in preparazione, potete vedere al centro c'è un effetto. Chissà cosa potrebbero usarlo, ma vabbè, lo scopriremo all'inizio dello spettacolo, forse a metà, chi lo sa. Vedremo tantissimi esibizionisti, tra cui anche nuovi animali. Ci saranno nuovi animali, ragazzi, non vi spoilerò niente. A quegli animali ci saranno, oltre alle tigri e ai cavalli, spero che ci siano i leoni, eh. Ci siamo, ragazzi. Fumogeni! Cos'è? Non è una granata a gas, eh? Donna mia, cos'è? Oh! Ma che... Figi del fuoco! Oddio! Guarda! Thank you.
la granata a gas. No, no, si sta passando lì. Thank you.
sorpresa per tutti i bambini. Direttamente da Joseph Gardner, la mini cavalleria del circo Orfei. Thank you.
ragazzi. Ora
gli ippopotami si mangiassero le angurie. Secondo me è una carota o un biustel. Ragazzi, è finita la prima parte di questo spettacolo. Io la reputo la più bella che io abbia mai visto in vita mia, dai tempi del Lidia Togni. Abbiamo il parco zoo del circo, dove possiamo vedere tutti gli animali che ci capitano a tiro. Beh, vi dicevo che la prima parte dello spettacolo è stata davvero una bomba, perché ci sono stati molti nuovi numeri, come per esempio, non potete immaginare, i dromedari, l'ippopotamo e l'elefante. Io che pensavo fosse il dubo, ma in realtà è un'elefantessa, il suo nome è Reni. Reni! Siamo differenti, ma simili io e te. Mi
mi apro in un sorriso se tu sei con me. A volte tu mi sembri il mio specchio, lo sai. C'è tra noi un legame forte più che mai. Come se ci appartenessi da sempre e tu ti stessi avvicinando ogni giorno di più. È una sensazione dentro che cresce se sei qui. Siamo uguali tu ed io, è proprio così. Sono trasformato da quando ci sei tu. Sembra sia da sempre o forse ancora di più. Tra sogni ed avventure, risate ed allegria, questo sentimento sta già prendendo il via. Come se ci appartenessi da sempre e tu ti stessi avvicinando ogni giorno di più. È una sensazione dentro che cresce se sei qui. Siamo uguali tu ed io, è proprio così. Tu al comando hai coraggio e volontà, tu hai pazienza e la stabilità. Guardando il regno mi sembra chiaro che tutto sia possibile se sono insieme a te. Come se ci appartenessi da sempre e tu ti stessi avvicinando ogni giorno di più. È una sensazione dentro che cresce se sei qui. Siamo uguali tu ed io. Siamo uguali tu ed io. È proprio così. Guardate qua, ecco la zebra. La zebra, questa fosse quella che hanno fatto vedere alla prima parte dello spettacolo. Veramente è stato qualcosa di eccezionale. Ah, eccola che arriva. Ciao bella, la vieni, no? È bello quello. Ehi, ciao. Ciao bella. È l'ora della cena, mia cara Juve a quattro zampe. Juve sempre, se non non viene, va? Guardate, siamo veloci, eh. Ah, ecco, ecco, eccola. Però veramente alla Juve piace tanto la paglia, infatti di fatto è una zebra. Ah, ecco i nostri dromedari che hanno fatto un botto spettacolare durante lo spettacolo. Scusate la battutaccia. Adesso andiamo a vedere i lama. Attenzione, perché se vengono disturbati o se si innervosiscono possono sputare e hanno una mira eccellente. Guardate qua, abbiamo Cuzco con la sua gang, da cui c'è anche un'alpaca. Oh, guarda. E tu da dove vieni, piccoletto? Che fai? Tocchi? Ah! Un demone! Quale demone? Dove? La mia testa! Sta calmo, demone! Cerca di non agitarti. Giuro che non ti farò nulla di male. Ma di cosa stai parlando? Un momento, io ti conosco. Tu sei quel villico lagnoso. L'imperatore Cusco? Già, e chi pensavi che fossi, scusa? Voi... voi non assomigliate... non assomigliate all'imperatore. Come sarebbe non assomiglio all'imperatore? Fate così. E che cos'è questo? Un nuovo giochetto che fate voi villici? No, non ci credo!
E il mio viso, il mio bellissimo, bellissimo viso. Sono una babuccia lente, che schifo. Ho la faccia da lava. Ma come è successo? Sto cercando di ricordare, va bene? È inutile, ho il buio totale, non ricordo più nulla. No, un momento. Di te mi ricordo. Mi ricordo di averti detto che avrei costruito la mia piscina dove è la tua casa. E tu ti sei arrabbiato con me. E mi hai trasformato in un lama. Cosa? Ma questo non è vero. Sì che è vero, e poi mi hai rapito. Perché dovrei rapire un lama? E che ne so, qui sei tu la mente criminale, non io. Cosa? È molto pregiata la lana d'alpaca. Sarà meglio non disturbare Cuzco, altrimenti sputerà la telecamera e sarà un completo disastro. Ehi, ciao Rocky! Che si dice, bello? Sì, ti sei allontanato, sei il pubblico, è là il pubblico. Beh, Rocky, dovevi farti mostrare ai tuoi fan, non startene da solo vicino alla strada. Se provi a scappare, come niente, una macchina ti potrebbe mettere sotto e porre fine alla tua carriera da circense. Ecco il nostro Rocky, lasciamolo mangiare in santa pace. Anche questo bisogna starlo, lasciare stare tranquillo, perché se si innervosisce parte la carica e sono dolori, eh? Ok ragazzi, siamo tornati al tendone, abbiamo visto tutto quello che c'è da vedere e inoltre Rani è qui per salutare il passaggio dei bambini. Fenomenale come idea, eh? Mi piacerebbe salire, però sono un po' troppo grande per salirci sopra, anche un po' troppo pesante, se per lui pesasse un bel po' di tonnellate. A few moments later. Signori, riprende la seconda parte dello spettacolo. Premiati al Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo. La tradizione del panorama circense. Gli angeli volanti a presentarli. The Fly e Rimeccia! Salto mortale. Preparazione al salto mortale.
trattenimento. Ah. Mo la deve dare. No, 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 che cosa, la parrucca? Ah, no, 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 meno male. La ghirlanda hawaiana. La minigonna. No, la minigonna. Mia. Però veramente, se è così, la prossima, al prossimo circo ci vado. Questo trucino fa così. Anzi, no, no, non fa più. Si è giropendato. Non è pronto secondo me. Dai, siamo... Siete pronti? Sì! Siete pronti? Sì! Sì! Io no! Ma no, lui no! Vai, ce la puoi fare! No! No! That the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Ok ragazzi, lo spettacolo è terminato. Veramente è stata una seconda parte, anche come la prima parte, molto molto più divertente. Beh, guardiamo il tendone da qua. Veramente spettacolo ragazzi. Comunque, Anthony, qual è stato il tuo numero preferito? Anthony. Guarda lo scettico, le uova qua. Ci hanno buttato lei pure addirittura la torta quasi addosso. Che schifo, giù qua. Io ho fatto la stessa scena a pure a mia madre, tipo. Madonna mia. Ed ecco la cucina. Il pranzo è servito, ma in questo modo.
milioni. Ah, guarda il piatto là sopra. È tornato! Ma per finta, ma là, mica c'è veramente! Sì. E infatti è vero! Le uova! Marco! No, è una patata! In cucina le patate, wow! Boh. La cucina! Forse che il pranzo è servito! Io non sarei tanto brava lanciata, e tu? Questo è quando vuoi colpire un avversario, ma poi la cosa la prende. Qual è la? Madonna, nel frattempo aumentano i piatti là sopra. Beh, invece i miei nomi preferiti, peccato che non c'è stato Shere Khan, però lo potete vedere nel primo vlog, ci sono stati i dromedari. Oh! Gli animali sono! Oh! Andiamo in Arabia Saudita! I dromedari, una gobba solo! I cammelli hanno due! La terra di Amalfa, Aladdin! Amal, vai fuori! Amal, vieni qua! Aladdin! Ippopotamo. Oddio! Horror! Ma ci viene a mangiare! Ah! L'elefante, questo mi ha veramente stupito, veramente! Può anche finire qua, se siete d'accordo con me un mi piace, se non lo siete un mi piace lo stesso, iscrivetevi al mio canale YouTube e attivate la campanella per non perdere nessun video e seguite me Peter Paul e vedete quelli che facendo la nostra pagina Facebook, l'Italia della tradizione popolare religiosa, dove vi abbiamo proprio aggiornato sulla Madonna di Lourdes. Ci prepariamo per la Quaresima partendo dalla processione della croce a Molfetta. Seguite anche il profilo Instagram ufficiale Gabrimao4 Official, dove io tutto contento pubblico dei post limite del paranormale. Sponsorizzato dal circo Paolo Orfei. Da Gabrimao è tutto e ci vediamo in un prossimo esilarante video. Il circo è cultura. Ciao ciao a tutti.
Madonna. Ah.